Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie Lorenzo, grazie per la bella canzone, ma ti dico subito che non la troverai da nessuna parte in quanto è mia e non... No, praticamente fa parte di un album che, a cui sto lavorando e che non vede l'ora di finirla, e quindi tutto qui. Tutto qui. Spero che l'audio si senta bene. Io qua vedo se sta tutto a posto, sì. La live è bloccata? La live è bloccata? Tutto a posto, non controllate. E andiamo in live. Sì, Brandoni, praticamente... Ok, grazie. E nulla, fa parte di un album che... Stavo dicendo, a cui stavo lavorando già da un anno e che purtroppo sì, scusa Brando, che purtroppo non, per vari motivi non l'ho più completato, ma ci devo rimettere di nuovo mano, ok? E poi ovviamente quando uscirà quando uscirà, ovviamente lo metterò il link, farò il video apposito dove metterò il link per scaricarlo gratuitamente, è gratuito. E nulla, questo è quanto. Partiamo subito con il nuovo camione. Questo lo mandiamo a casa. Ah, questa Brando è una skin pack che qui sto lavorando e devo ancora terminare, devo fare tutti i camion dei gioco, compreso quello dei rimorchi, sempre con questo tema, però devo sto a un punto morto, nel senso che io devo terminare ancora il Lonestar e poi partire con tutti. Poi ovviamente lo rilascerò sempre gratuitamente, ci farò un video apposito. Vabbè, andiamo avanti. Rivendicherò i camion. Ah, un attimo solo, ragazzi. Ma si spera, perché non si possono sentire i clacson, veramente. Non si possono sentire. Un attimo solo che avvio un attimo Discord, nel caso c'è Antonio dei Bex che vogliono entrare. Discord. Ecco. Viato? Fatto? Non è fatto ancora. Scusi? Comunque la 1.38 Brando. Ho visto che praticamente modificheranno, aggiorneranno il reparto grafico. Quindi roba buona. Speriamo pure sto fatto di aggiustare sti cavoli di clacson. Ma è possibile che sti clacson mi sembrano le macchinette. Pipì. E che cos'è? Vabbè. Allora, ragazzi, per il momento non ci stanno, però io mi entro nel mio server privato e loro quando vogliono entrare entrano a gamba tesa. Ah, mamma mia, come si fa? Va bene. Ok, andiamo su rivenditori mod. Bex Antani, il canale lo si chiama Bex Antani, come il canale di YouTube in pratica. Eccolo qui, il Petabit 352 standard, ok. Personalizziamolo, se si può personalizzare. Mamma mia, com'è bello. Madonna mia, com'è bello. Com'è bello. Ma si può personalizzare un pochettino? Vediamo. Ok, azzo. Mappate. Ok, long shooter, three drive lift. Questo sì che è un trenone. È un trenone da panico. Questo qui che cos'è? Ah, è così. Invece questo qua è così. Più trazioni, terreni sconnessi. Mazza, io mi ritengo questo. Allora.
Vediamo un po'. Io voglio una cosa standard che va a prendere un po' tutto. 720 cavalli, e che è una bestia. Aia. Allora. Manovrabilità. Cioè, nessuno dei di questi. Aspetta, ma io devo cambiare anche il coso. Come si chiama? Ma io ci metto un 700. Un Caterpillar da 700 cavalli. E buonanotte. Ah, ecco. Io. Si chiama Peterbilt 3. Un attimo solo. Un attimino soltanto. Oh. Ah, ecco. 18 rapporti. Andiamo bene. Vabbè, facciamo così, dai. La mod si chiama Peterbilt 352 Standard. È di Sirius di Virus. Scritto. Te lo scrivi in chat. Così poi vai sul suo canale YouTube e trovi direttamente il coso. Il video di presentazione con il link alla mod. Il modder si chiama così. Russo. Spero che ho scritto bene. Ecco qua, Sirius di Virus. Sì, ma quello si trova su Workshop, ma io non l'ho ancora installata. Andiamo a personalizzare, stavano dicendo. Lo troviamo così. Poi mettiamo questa qui. Anche questa va bene, dai. Non facciamo troppi vaccari, no? Sirius di Virus. Cioè, vai sul suo canale YouTube, trovi il video di presentazione di questa mod e sotto al video trovi il link per scaricarla. Che cacchio stiamo facendo? Qua, ok. Ma. La miseria. Ma proprio 0.0 manovrabilità, ste cose così. Facciamo un po' più i seri. Ok. No, questo ha giudicato. La miseria. Guarda qua. Ma guarda qui. Porcaccia. Ok. Qua si piazza la personalizzazione. Personalizzazione, vabbè, su colori standard. Sì, mamma mia, nero. Troppo bello. Troppo bello, troppo bello. Ma io questo qui, però. Io non voglio fare troppo il vaccaro, però, scusate. Questo va bene. Questo va bene. Questo qui, il colore di questo qui, questo camion. Si trova in un film di come si chiama l'attore che ha fatto Ghost. Si chiama Trincea d'asfalto. Ma è stupendo sto camion. Questo è metallizzato? Sì, metallizzato. Nero metallizzato non c'è, eh? No, solamente nero opaco. Ah, guarda qua. Guarda qui. Beh, questo è bellissimo, lo voglio così, cane. Cobalto no, Totina. Te lo tieni, cobalto. Dark Indigo. Bellissimo. Porca puttana. Guarda qua. Vabbè, ciao. Bello pure questo. Olivo.
che schifo. Ma chi è che si fa un cameo del genere? Oddio, questo ci potrebbe anche stare, ma... Voglio... Ma perché così? Madonna. Dai, non c'è un... Arancione è bello, arancione è bello. Ecco, salmone, rosa salmone, lo voglio. Il salmone lo preferisco. È bellissimo questo. Questo è un camion adatto per attirare i moscerini. Tia. Ten. Tenne. Transport red. Vabbè. Ubuntu. Ubuntu. Colore Ubuntu, ragazzi. Ubuntu sarebbe la distribuzione sistema operativo open source. Ultramarino è bellissimo. Porca miseria, che bello. Ultramarino è stupendo. United National Blue. Bello. Violetto. Corovino. Zaffiro. Colore metallizzato, vabbè, questo ce lo scendiamo noi. Black Knight Metallic, questo è bello. Mamma mia, questo lo voglio. Ma c'è qualche altra cosa? Metallizzato? Allora, ce lo facciamo metallizzato, però ce lo facciamo a modo mio, come la Vazza. Ah, aspetta però, questo ce lo... Oh. Ok, e questo. Oh, guarda qua che bello. Video Mar quando è bello. Olè. Stock 1, stock 2, stock 3. E 1. Non iniziamo a fare queste cose. Che subito ce ne pentiamo amaramente. Vabbè, di chi soldi. Pff. Ce l'abbiamo per noi e per i nostri amici qua. Sì, vabbè, dai. Dai, vabbè, lucine non troppo. Caro. Siamo qua. Beh, questo qua è? Questo. Qua. E qua basta così, molto flash, molto flash. Vada lì, sì, le bandierine e te le scordi. Black, vada là, black e white, oversize. Confederate plate, grande così. Cromato light. Che cos'è? Ah, è dietro qua. Ok, no. Facciamo prima avanti. Targa standard, yellow. No? Telepass. E dov'è telepass, scusi? Dove sto telepass? Non c'è scritto. Non c'è, scusi, telepass. Plate telepass device. Ah sì, sì, sì. C'è? Non lo vedo. Aspetta, facciamo questo, dai. Vai. Va, perfetto. A posto. No, qua no. Ah, questo è dentro. E no. Queste cose che tolgono la vista. Giallo qua è così. Poi... No, questo lo tolgono. Via. Yeah. Bing. Cazzo. Aspetta però, e noi qua abbiamo un qualcos'altro, è giusto vedere cosa... Ah, interior blu, eh no,
E no, blu. White light. Light blue light. Mettiamoci. E le trompette. E le trompette non ce le metti? Guarda là. Uno. E dos. Wing. E vabbè. Ciao, domani. No, no. Hanno, questi hanno vinto. Hanno vinto 1-0. Palla al centro. Cos'è? No, il fumo non mi serve. Non mi piace. No, ragazzi. No, questo è il fumo. Non mi piace assolutamente. Non mi piace assolutamente. Mamma mia. Molto sobrio, eh. Molto sobrio. Porca puttana. Allora. Facciamo i seri. Allora. Facciamo qua. Aspetta, facciamo qua. Facciamo qua. Facciamo. Ok. Ok. Mamma mia, che bestie di gamba. Cos'è? Ah. Qua non ce li metti? No, ce lo mettiamo al centro. Ce lo mettiamo al centro. Ecco qua. Qua abbiamo fatto tutto. Wing. Sì. Questo che cos'è? Questo l'abbiamo messo. Questo l'abbiamo messo. Questo l'abbiamo messo. Questo l'abbiamo messo. Che cosa abbiamo? Questo che cos'è? Ah no, questo. E no, direte che davanti abbiamo fatto tutto. Sì, le bandierine non me ne frega niente. Sinceramente. Cos'è questo? Ah, ok. Ok. No, basta questo. La miseria, no, questo. No. Eh no, è questo, ci mettiamo questo. Ma che cosa abbiamo? Ok, qua. Ah, i paraspruzzi, ok, perfetto. E personalizziamo. Questo abbiamo detto che cos'è? Paraspruzzi, perfetto, i paraspruzzi. Niente, facciamo un po' di design alle ruote. Ci troviamo, ci mettiamo queste. La mescola. Vortex, ci mettiamo le vortex. E che fai? Questo non ce le metti? No, mettiamoci questo, dai. Che è più potente. Anzi, mettiamoci questo. Ok. E poi ci mettiamo niente, basta questo. Guarda. Che bello. Vai di vortex. E facciamo la stessa cosa qua. Questo. Questo. E... Oh! Qual era? Standard cromato. Proprio... A bestia. Però. Standard cromato, mi sa che non c'è. E no, Pedalbilt a questo punto. Pedalbilt. Questo. Questo. E Pedalbilt. Dov'è? Perfetto. Ah, qua. Che possiamo mettere? No, Dark. E qua. Ah, ok. Cos'è? Ok.
la miseria. E no, è qui. No. Cos'è? Ah, no. Questo qui. Questo qua. Questo. Perfetto. Questo va qui. Questo va qua. E per lì. E perfetto. Perfetto. Andiamo dentro. E vabbè, qua voglio ripersonalizzare. Qua che cosa abbiamo? Ma questi qua perché non ci stanno? No, ma questo qui non si può mettere, che ne so, qua. Queste parti qua. Qua, non si può mettere. Che se... Ah, segna... Na, na, na. Questo è per la cosa. Va bene. Allora facciamo una cosa. Confermiamo al momento. Lo acquistiamo. Lo portiamo a sto garage qui. Ok. Perfetto. Esco un attimino. Usciamo un attimino. Salva. Sì, salviamo. Sì, vai. Vado un attimo a personalizzare il profilo perché devo mettergli la mod questa. Perfetto. E continuiamo. E ricarichiamo. Adesso andiamo a prenderci il Peterbilt. Lo guidiamo e poi andiamo da meccanico. E finiamo di personalizzare l'interno. Ok, ci sono i camion. Peterbilt, guidalo. Sì. Attendiamo. Perfetto. Ma prima dobbiamo sistemare. Così ci alziamo un pochettino, giusto per. Questo lo possiamo fare un po' più. Ah, okay. No. Ok. Dobbiamo aggiustare un pochettino il coso qua. Ok. Perfetto. Ok. C'è il meccanico qua. Spero di sì. Meccanico. È la miseria, è miglia. Mamma mia, che strombazzeta. Guarda lì com'è bello le lucertole dentro blu. Ah sì, perché non... Grazie. Madonna, che camion. Che camioncione. Sempre dritto. Sì, lo so, però c'è il semaforo, scusa. Facciamo. Scusi. Mappate. Sì, ma dove vai tu? Qua abbiamo 700 cavalli. Ma
Andiamo piano perché lo facciamo a destra. Ok. Poi girate a destra. Va bene, va bene, va bene. Girate a destra. Vediamo se viene nessuno, viene nessuno, viene. Girate a sinistra più avanti. Girate a sinistra. Sì, vabbè, ciao. È possibile che lo debba mettere un po' più giù? Il volante girate penso che va un po' destra. Più giù, eh? Forse il volante girate va un po' più giù. A sinistra. Che fa? Oh. Girate a destra. Ok. Sempre dritto. Sì, sempre più dritto. Qua devo andare. Arrivo. Eccoci qua. Ok. Va bene, finiamo di personalizzare la configurazione. Stiamo facendo queste parti qua. Vediamo un po'. No, io voglio. No, rivolto a me. Ecco, a posto. Mentre qua ci piazziamo. Questo. Come giusto. Come. Scusate. Ah, ok. Perfetto. Abre Magic. Cos'è questo? Wunderbaum. Born to Rock. No. Pigna colada. A pigna colada, vabbè. Va bene. La vacca. No. Fresh Forest. Sì, Fresh Forest. Questo non lo voglio. Ok, adesso personalizziamo. Qua ci mettiamo un pacchetto di Mentos, Fresh Mega, una bottiglia di acqua. No? Stavo dicendo una bottiglia di acqua. Poi ci mettiamo. Che ci mettiamo qua? No, qua ci mettiamo un. Qualcosa. Sì, sigarette. Non siamo fumatori noi. Sì, ok. Vieni, signor Tizio, venga. Signor Tizio Tazio, venga. Oh, la sana bottiglia di acqua che non va bene. Ci mettiamo, che cacchio? Questo ragazzi, se c'è qualcuno che rompe i coglioni, una mazzata e buonanotte. Vediamo se c'è qualcuno che ci può. Oh, una signora. Ozan. Rex. Ci mettiamo Rex, dai, ci portiamo il camion. Cane. Sì, ci portiamo il cane, dai. Ok, confermo. Aspetta. Grande cosa. Questo lo leviamo. Qua ci sistemiamo un pochettino la faccenda perché vedo che è un po' troppo. Ecco, alto. Perfetto. Magari noi ci tiriamo un po' indietro. Aspetta. Ok. Perfetto. Ciao Rex! E noi andiamo a vedere
che cacchio possiamo fare adesso. Roswell, tu con cari. C'è qualcosa per giù? Utah, Messica. No. Vabbè, ciao, domani. Ah, vero, c'è questa mod, ragazzi, che ho fatto un video. Poi ve lo vedete. Possiamo trasportare i camion in panne da un capo all'altro. Questo è qua. Niente, niente di più e niente di meno. Trasportiamo, che cacchio trasportiamo? Questa qui, Tungari, vai. Andiamo a prendere il carico. Olli. Perfetto. Okay. Buonasera. Oh, buonasera, signor David, come va? Meno male. Oh mamma mia. E chi l'ha visto? C'è il suo American Truck sulla moto. Sì, sì. American Truck Simulator. Ma il video, perché ho visto il video su YouTube, ma non si sentiva l'audio, o sbaglio io? Ah no? Porca troia. L'audio ti sento, ti preoccupare. Ho ascoltato prima di entrare, quindi si sente. E nel video che ha caricato su la destra, poi girate a porca destra. Miseria. E sto cazzo di OBS ogni volta fa un casino. Ah. Porca miseria, ma come si ha da fare? Come si deve fare? E io l'avevo impostato giusto, l'avevo impostato l'audio, l'avevo impostato... Cioè proprio... c'ha un bug, OBS... Uno? No, quello, scusami, non è OBS, mi sbaglio con un altro programma. Arrivo. Ma anche OBS, no, anche OBS mi sembra, c'ha un bug che te entri, registri l'audio, ti senti... la voce tipo ma che qualcosa del genere la prima volta, infatti a volte ho dovuto registrare, sentirmi là il video si andava e vedere se andava, a volte lo fa più bar, non so come mai. A me questo mi dà più di una volta mi ha dato questo problema, che ho registrato con il microfono tutto attivo vado a caricare il video e l'audio non si sente. No, a me si sentiva proprio, cioè l'audio distorto. Non so, esatto, ma non lo so. Forse devi fare qualcosa nei filtri, devi mettergli qualche filtro, magari. No, no, ma a volte lo faceva, poi chiudevo, la riaprivo e andava normale. Ah, ok, allora è proprio, no, è proprio il proprio OBS. Cioè, quando lo sistemeranno bene, perché è comodo come programma, non è che... e poi è gratuito. Quando lo vogliono sistemare... Il programma per fare live, non ce n'è altro. Patrick Split, che va bene, non ha dato nessuno. Vabbè, in pochi. Ci sono, ma sono pochi quelli che adoperano XSplit. Veramente pochi. Perché ormai tutti sono OBS. XSplit poi, per avere tutto... devi pagare abbonamento annuale, e questo forse in pochi lo adoperano. Sì, è che anche Streamlab OBS a volte fa veramente pena. Ma Streamlab OBS è OBS, solo che in più c'ha quelle cose, quelle funzioni per Twitch, per Streamlab eccetera, ma in realtà è OBS alla fine. Quella, la versione che uso io, usi pure tu, solo che ho aggiunta i giochettini, no? I gadget di OBS, di Streamlab, ecco, questo alla fine.
Ma poi non capisco, alcuni giochi non li prende, li prende male, devi cambiare le impostazioni. No, alcuni giochi non li prende proprio. Io ieri ho provato Need for Speed Carbon. Oh, non ha voluto funzionare né in come si chiama, full screen, e né in finestra, niente. Scusami, registra lo schermo, te dovrebbe prendere. No, neanche quello. No, zero, lo schermo nero. Girate a sì, sinistra. Alcuni giochi lo fanno. E che cazzo? Cioè, Carbon non è che è uscito girate nel 1800, no, alcuni giochi che fa quello schifo lì, non so come mai. Che facciamo? Guarda questo, come cazzo è fermato? Ma sei idiota, eh? Dai, che in estate esce Idol. Vai, ci passiamo un'intera giornata all'esplorazione di Idol. Lei c'è? Non si sa quando esce, però, il giorno preciso. Ma è in estate. Ma cosa? Sempre dritto. Con la live dell'esplorazione di Idol, dell'Idol. E c'è, ti faccia un salto. Però su Twitch, sempre su Twitch o YouTube, proprio con le live, basta così. Faccio una cosa adesso, mi scarico, ve lo dico anche a voi ragazzi, mi scarico tutte le live che ho fatto sul primo canale, le riporto, me le ricarico sul primo, e il secondo canale lo chiudo, perché veramente basta, per me è morto sulle live YouTube. Comunque a Tani ho visto le live, le ricarica complete, quindi non so se è una cosa che fai te. Che cosa? Di spezzarle. No, no, le faccio io per comodità, anche per chi le visualizza, perché guardarsi una live intera è una cosa. No, per comodità anche mia, perché levo poi alcune cose inutili, come l'intro, come altre cose. Okay, okay. No, lo sai che ci prenderesti molto meno tempo, ne ricarichi direttamente come sono. No, vabbè, all'inizio lo facevo, poi ho visto che molti fanno in post-produzione la live, e che viene molto più seguita, perché appunto ci togli le parti inutili, ecco, in pratica. Non è integrale. E poi te la gestisci come vuoi. Il problema solito di YouTube è che ormai YouTube è un sito. Sì, ormai è alla deriva YouTube. Per lo streaming. Per i video ancora tiene per un po' di tempo, ma non, ovviamente anche quello è destinato. E lo sto vedendo. Notifiche che non arrivano per niente. Io ho caricato un video, in due giorni praticamente mi sono saltate più di 30 visualizzazioni. Cioè, da 30 visualizzazioni fatte una giornata su un video, il video successivo del giorno dopo 8 visualizzazioni solamente. Ma che cazzo? Cioè, veramente è uno schifo. Ma è possibile che il canale nostro, come ti dissi io, è stato 2 anni senza un'iscrizione, è rimasto fermo a 230. Andate su Twitch, non è che ha fatto tanto, ma 6-7 ne ha fatti di girate fondo. A destra. Perfetto. Sì, è una cosa impressionante sto fatto. Ma non lo so, che fa YouTube adesso? Se andò in una live di merda, secondo me, cioè una live pessima, di PES, in cui era arrivata a 15-20 spettatori, cosa mai successa. La live successiva li siamo sempre 1-2. Che cazzo? Non lo so, boh. Non voglio che. Questo gioco, non è sì. Che cambia il gioco. Sì. Non ha senso. No, è proprio YouTube che è impazzita. La piattaforma proprio che è impazzita.
No, infatti quella volta lì, Dio, che cavolo, non lo spiegavo neanche perché, Dio, una cosa che una volta successe un lavoro di 2 o 3 anni fa, successe che andò con 20 spettatori, poi ma successo. Allora, io ti dico una cosa, il video che ho caricato, i primi 2 video che ho caricato quando uscì la beta 1.37 sono arrivati a 500 e a 342 visualizzazioni in quanto? In pochissimo tempo. All'improvviso si sono calate le visualizzazioni. Ma perché? Allora io c'ho, sa quanto me ne può fregare a me, per farti capire, cosa? Il mio primo canale. Ah, c'ho dei video di usciti 7 anni fa, ha fatto 8.000, 9.000 quello lì di i cosi là delle macchinine là, come cazzo si chiama? Formula... No, quello del canale, no, quello del mio primo canale che è fermo da 2 anni. Ah, ok. Quello lì dove facevo le recensioni e cose varie. Di Guccini, se non mi ricordo male. Ho fatto 8.000, 9.000 visual. Allora non me ne frega più nulla. Poi c'è tipo, che ne so, ho fatto dei video così a cavolo di recensioni sul film, non so cosa. Inizio ho fatto 10 visualizzazioni, poi 100, 200. Ma senza che condividessi nulla. Eh sì, lo so. È strano. E io che condivido sempre su tutto, Twitch, no, Twitch, stream. No, ma per farti capire, niente. È possibile, sì, che un video del 2000, del 2013 che non ho condiviso, ho fatto 7.000 e poi fa un video ora magari dello stesso argomento fatto anche meglio, fa 100 visualizzazioni. C'è qualcosa proprio, non lo so, o se le trattiene e poi li spara tutti in una botta, perché è impossibile. Io ti ricordi che io pubblicai il gameplay, il primo commentato, che era Bugs Bunny Lost e Taz in Viaggio nel Tempo? Sì, i video che io ho visto, c'erano i video tipo del 2011, quelli lì. Sì. Ma tu hai capito quella serie? Mi sembra il primo, non commentato. La prima. Anche lì viene a spiegare. Com'è possibile che un video non commentato con quella qualità che era la qualità dell'epoca? 480. Ti fa 30.000 visual un video editato, commentato, fatto a modo di fare neanche 10 visual. Ma non è possibile, sa. Io non ho mai capito sta cosa. Boh. E poi c'è gente su farming, ho visto io ieri uno che fa una serie, si chiama No Man's Land, cioè in pratica ha una mappa che non c'ha campi, crea campi, 300.000 visa, li fa in time lapse, che l'ha fatta anche te. Sì. Quelli fa anche, e li fa anche Edoardo, time lapse che lo velocizzi, non sì. Commentare tutto, 300.000 visa. Com'è possibile? Allora devo fare non commentati? Li devo fare a 480 i video? E vai, allora si sta. Risparmio io, risparmio il computer. Non capisco perché secondo me la qualità non conta nulla. Un cazzo. Io devo sempre pensare. Ma tieni a pensare così, un video non commentato. Dove della durata di 20 minuti e tutto il resto che fa quelle cazzate lì. Mi dici te uno perché lo deve guardare? Lo guarda perché è interessato così, ma com'è possibile che faccia 300.000 visualizzazioni? Io questa è una cosa veramente non la capisco e non la capirò mai. Non la capirò mai. Uno si fa un culo così per commentare, per rendere il video un po' più bellino. L'idea che zero assoluto. Allora, io pensavo anche che commentando o non commentando c'è il fatto che se te commenti sei legato a una linea. Non commentando non si è legato a nulla. Già lì secondo me quello può essere un vantaggio. Però è spiegabile perché. Un video non commentato lo può guardare anche un cinese, voglio dire. Per dire. Un video commentato in italiano. Sì, però in timelapse io l'ho visto qualcuno. Visto anche. Allora, i tuoi te commentavi e poi facevi il timelapse. Sì. Ogni tanto sì, per velocizzare. Il video. Come ha fatto anche Edo, qualcuno l'ho visto su farming, sì. Perché su farming l'ha fatto qualcuno, questo ha fatto una cosa simile, fatto in timelapse con la musichina di sottofondo, ora lui ci ha fatto poche visa, ma
come cavolo è possibile? Che non è, cioè, con tutto il rispetto, in timelapse non capisci nulla, perché vedi quello lì, che va a velocità per 5, a parte che non so neanche come si fa, io penso si faccia con programma di editing. Sì, sì, video editing, cioè la, inserisci velocità e te lo regoli tu. Inserisci? Velocità, velocity, e te lo regoli tu in base alla velocità che vuoi. No, ma io il la velocità, diciamo in timelapse velocizzato, glielo metto solamente in fasi molto lunghe, allora lo velocizzo, ci metto la musichetta, però non lo faccio tutti i video, faccio quel poco e poi ritorno a parlare, a fare i commentary. Sì, ma neanche che si sbatta, perché io ho visto qualcosa del genere, però magari sotto c'era magari come dite, un file testo scritto in inglese, una lingua che... No, no, neanche quello. No, niente. Sono cose inspiegabili, non lo so, boh. Veramente sì, sono inspiegabili, come per dirti, c'è un canale YouTube che non faccio il nome, però che ha fatto, ha iniziato nel 2010, roba lì. Tenete, non è italiano, è straniero, che ha fatto solo giochi di guida. Allora io sono andato a vedere la sua cronologia per curiosità mia, perché questo qui ora ti spiego cosa più o meno, cioè positivamente, non negativamente. Questo qui faceva 1000 visualizzazioni massimo, ma su qualsiasi gioco di guida, quindi che andava a prendere, che ne so, ma video secondo me neanche fatti male, su titoli vecchi o di 7-8 anni fa, anche 10. No Formula 1, ma insomma c'è anche Formula 1, ma non quelli lì, tipo che ne so, GP4, F1 Challenge, poi ha fatto iRacing, poi ha fatto WRC e Gran Turismo, ma non è che faceva... Poi a un certo punto, da 2-3 anni a questa parte, ha fatto il boom, cioè del tipo che fa 30, 40, 50 mila visualizzazioni così all'improvviso. Questo qui poi è uno che ora ha corso nelle gare che hanno fatto della Formula 1, è uno di quelli che ha corso negli esports con piloti reali, c'ha 500 mila iscritti. Girate a sinistra. Allora sì, ma l'ha fatti negli ultimi anni, quando in teoria doveva farli prima, capisci? Sì, sì, ho capito. Senso. Ha avuto l'esplosione negli ultimi tipo tempi. Devo farti un esempio, anche New, perché New è un caso strano, se andiamo a cercare. New ha iniziato nel 2015, è esploso 2-3 anni fa, quando magari gente come quel tale Ale o altri che facevano più o meno, facevano diverse cose, perché quel tale Ale non faceva solo giochi di guida. No, fa tutto praticamente, fa tutto in modo game. Ma anche, vabbè, avventura, action, tutto questo. Che faceva, che io li faccio ancora, ma insomma faceva video di Formula 1 Amos. Sì. Faceva i suoi bei, non è che ne faceva tanti, però faceva i suoi bei belle visualizzazioni. Come no? Ma perché era bravo? È bravo, non era, è bravo. Sì. Secondo me non sa parlare. Ah, per quanto mi riguarda un po'. No, sono sincero. No, vabbè, cioè. E New c'è l'esplosione. Ma scusami, vero che New taglia ha fatto successo, io dico la verità, New ha fatto successo con GTA 5, con la serie quella lì, mod reale, insomma quella lì vita reale sì. Ma tu però, lo sai che tutti l'hanno fatto sta cosa, e comunque sono andati benissimo tutti quanti. No, in realtà no, perché anche lì c'è gente tipo New
che poi ha cambiato contenuto, le visa gli sono rimaste. C'è gente invece ha smesso di fare quel contenuto, le visa non gli sono rimaste. Non lo so spiegare come mai, sai? Ah, forse perché anche dalla persona, se tu non ti sai esprimere bene, puoi fare i video della Madonna come vuoi, però se il tuo scopo è commentare, devi anche saper parlare, sì, intrattenere il pubblico. Però se non sai farlo, è un po' difficile. Ti seguono, no, per quello. È inspiegabile, secondo me è una cosa fatta proprio nella... un po' quello che dici te, ma secondo me è anche l'algoritmo. Che nel senso che punta a sfruttare le... uno che va di moda, 2 o 3 anni, 4, poi cambia persona per invogliare uno magari che all'inizio non guadagna più. Non lo so, secondo me è organizzato così. Cioè, così è una stronzata, perché com'è? A me mi fai perdere, allora a questo punto... Lo fanno proprio per quel motivo lì, perché invogliano, facendo a quel modo lì, invoglia una persona a smettere. Cioè, per dirti, una persona che ha tanti iscritti e che fa tante visual, sa che è, io spingo uno che nasce ora, che all'inizio non guadagna nulla, così in modo che poi la parte la prenda successivamente e io tanto guadagno mentre uno non ha la parte. Non vorrei fosse così, a destra. Questo è proprio un imbroglio a questo punto. È una presa per il culo, veramente. Girate a destra più avanti. Io ti dico, io mi viene a pensare a me così. Sì, ma anche a me a questo punto, perché anche lì c'è gente di che aveva, si parla dell'inizio dei boom di YouTube, cioè 2012-13, gente che all'epoca aveva 100.000 visualizzazioni, che non erano le 100.000 visualizzazioni di ora. Assolutamente. Ora ne faccia 1.000. Oggi per arrivare a 1.000 ti devi fare un culo così. E devi essere, avere anche un culo così. Sì, ma ha capito. Questa sì. Gente qui ne faceva 100.000 all'epoca, ora ne fa 1.000. Non si spiega. Una cosa inspiegabile. Gente che non faceva una visualizzazione ne fa 100.000. C'è qualcosa che non torna. No, assolutamente. Secondo me, poi. Sì, sì. No, ma io ti seguo. Io ti dico secondo me. Sì, sì. Per dirti, io per esempio quel tale Ale e mio. Quel tale Ale è partito 3 anni prima. Non ha fatto mai un boom su YouTube, mai. Cioè le serie che ha fatto lui, io ho visto massimo di visualizzazione, ha fatto 100.000. New ne ha fatte 200.000, 300.000. C'è un motivo secondo me, se vuoi cercare, perché New lavora sull'editing, quel tale Ale meno. Sì, è molto poi più naturale. Si concentra solo su una tipologia di contenuto, Ale si disperde troppo. Magari. Può essere anche quello. Ma sì e no, perché poi anche lì... Cioè sì e no, nel senso che non è uno che è andato a cercare il gioco di successo, parlo di New, o di Ale. Cioè New non è andato uno che è andato a cercare il gioco di successo. No, quello che gli piace fare... Non è andato a cercare gioco di successo per continuare a fare visual. No, assolutamente no. Allora porta quello che gli piace. Lì la faccenda secondo me è YouTube. Che spinge un canale che porta quel tipo di contenuto, perché fa il minutaggio perfetto, perché te lo portano tutti i giorni. Perché la gente se lo guarda solo in quell'ambito, mentre Ale, essendo troppo dispersivo, ora ne fa meno. Quando ne faceva, ora fa molte live e poi le ricarica. Ma prima, quando faceva tanti video, ne faceva video anche lunghi un'ora, la gente non te li guardava tutti e non aveva interesse a... non facevi video. Io ho visto anche video sua di F1, il primo episodio faceva 80-70.000, il secondo la metà, il terzo un quarto e via via discorrendo. È così un po' tutte le serie che sta portando adesso quel tale Ale. Sì, però esempio no. No, secondo me no. Ma lì secondo me è un discorso proprio di algoritmo. Perché praticamente non me lo spiego sta cosa,
Che sì, puoi avere tutti i fine che vuoi, puoi avere pure 400, 500 milioni di persone, ma se la piattaforma... Noi siamo lì, sì. Ora per New ce l'ha qualcosina in più. Sì, ma siamo lì, eh. Insieme, quindi non è che si odiano, anzi tutt'altro, te lo dico. Sì. Hanno fatto anche una live, una o due live insieme, quindi figuriamoci. Sì, lo so, perché lo seguivo. Infatti, ho fatto l'esempio per prendere due così. Sì. Per no. Me è una persona che va a cercare come c'era all'epoca Fortnite, come ci può essere un gioco di moda di ora o un altro gioco. Cambio gioco in base alla moda per continuare il video. O il format, per dirti. Se c'è un format buono è difficile che cambi per far contenti, per accontentare. Sì, però c'è gente che ha fatto così, cioè nel senso, quando c'era di moda il gameplay faceva il gameplay quando c'era di moda Minecraft portava Minecraft, poi è venuta la moda di fare le challenge, allora ha fatto le challenge, poi è venuta la moda di parla male degli altri, ha parlato male di fare dissing, ha fatto dissing, poi è venuta la moda di Fortnite, ha fatto Fortnite e così via. Ma chi parlava male degli altri? Ah, tu dici in generale? No, il tipo di contenuto è... Ah, ecco. Parlo di tizio, questo era il contenuto, capito? Sì, sì. Parlare sì, male, senso lì. Per fare visualizzazioni, parlo male di tizio, parlo bene di Caio, parlo meno bene. C'è stato un periodo che andava di moda il gossip, allora tanti hanno fatto questo tipo di contenuto. Comunque rimane sempre la colpa di chi li guarda, perché se guardavano contenuti, altri contenuti, il dissing non ci mi sarebbe mai stato. Girate a sinistra più avanti. La te dà la colpa all'utenza? Io sì. Ma io penso che l'algoritmo che ti porta... Ma l'algoritmo si basa solamente sugli argomenti che più visualizzabili. Quindi è normale che se... Il discorso è che quando c'è una moda fa la moda, e quello è il problema. Quando c'è una novità fa la novità, poi finisce la novità. È perché appunto è l'algoritmo che ti porta a quello. Perché appunto si basa, come stavo dicendo, sui video più gli argomenti più trattati, ecco, più visualizzati. Se faccio un video, per esempio, di una stronzata. Io ti ho detto per i dissing, tra virgolette. No, io disse. Quando c'era le live, ma si parla di 4 anni fa, c'era quelle live dei salotti dove c'era 5-6 persone che parlavano del niente. E facevano 100.000, poi è durato quanto? Un mese o due, poi è finita quella cosa lì perché la gente si è rotta le scatole. Esatto. Io ti voglio dire un'altra cosa. Faccio un esempio, no? Se io faccio un video, che ne so, divido il pane e i pesci, per dire, no? Sempre dritto. E quel video, a parte che va in tendenza, ma perché va in tendenza, e fa, che ne so, 1 milione di visualizzazioni in un giorno, un altro youtuber vede che quella cosa va bene e lo fa anche lui. Ma perché? Perché gli porta l'algoritmo, gli dice: guarda, c'è questo argomento che va alla grande, e io, sì, automaticamente tutti i video che fa. È inspiegabile che alcune cose funzionino, nel senso che ci sono tipi di contenuto che non hanno scadenza. Esempio, i gatti. Te fa un video su gatti, la facevi nel 2006, lo fa ora, fa ancora milioni di video. Sì, perché fa comunque centinaia di migliaia di video. No, i video sugli animali che fanno anche cioè vanno anche a piangere a volte sempre a destra. E vanno una cosa pazzesca. Vanno una cosa assurda. Non è normale che
un canale che fa sempre quel cioè io ti dico quella tipologia lì, mi sta bene che te cambi con tipi di contenuti, attenzione, mi può anche stare bene che te non porti sempre un solito format, perché l'algoritmo è allora, però devi penalizzare anche questa gente qui. E certo, non è possibile che te non penalizzi questa gente qui, non la penalizzi e altri sì. Eh no, perché ugualmente si basa appunto su fa tanti visual, allora te non ti penalizzo e anzi dà anche consigli, esce nei consigliati, nei video consigliati, ma io non consigliati non le voglio perché non te l'ho chiesto.